È weekend e il weekend si fanno cose, si recupera tutto il tempo che si è perso in settimana e questo weekend ci sono soprattutto due cose da fare. Una è il concerto di Federico Baroni al Duomo, che davvero basker si esibirà proprio davanti il Duomo di Milano, e questa è una cosa bellissima. E l'altra sarà la manifestazione in favore della pace e contro la guerra. Ecco, le cose dovevano andare così. In origine dovevo farvi vedere il concerto di Federico e poi avrei fatto una capatina all'Arco della Pace per supportare il popolo ucraino. Poi, però, è successa una cosa, una magia, e sono stato letteralmente rapito dalle emozioni che Fede, le canzoni, il pubblico e l'atmosfera hanno creato. Insomma, non ce l'ho fatta ad allontanarmi da lì. Facciamo così, ricominciamo. Anzi, cominciamo proprio da lì. Adesso prima di iniziare magari ci scegliamo un po', vi faccio qualche domanda, perché sono un po' teso, giusto un po' teso, e poi non so, fate un urlo qualcosa, non lo so. Ecco, grazie. Questo street tour, questo chilometro street tour che ho deciso di realizzare in giro per l'Italia è una dedica ad una persona speciale e penso ha lasciato veramente tantissimo a tutti quanti, non solo con la sua musica ma anche veramente con la sua bontà d'animo, con il suo cuore immenso, e qui ho deciso di fare questo tour cantando con i suoi pezzi e vi chiedo di aiutarmi in questo, veramente di cantare il più forte che potete, di farvi sentire, perché veramente è una cosa, sarà molto difficile per me, quindi conto su di voi. Però veramente vorrei che questa fosse, cioè vedete, come una giornata, come una festa, come una giornata veramente per portare un sorriso e ricordarci di una persona incredibile che non deve essere assolutamente mai dimenticata. Stasera sono solo in brutta compagnia, questo brutto mostro di malinconia, maledetto mostro. Spiegami dove abbiamo preso il coraggio di rifarmi ancora. Spiegami. Se ci va male resteremo soli e sarà tutto quanto da rifare, e se ci pensi siamo solo nomi che correranno in temporale. È venuta da Roma apposta, preso il treno alle 6 di mattina, è un'amica che ha fatto parte del percorso di Mike, ha fatto un grandissimo applauso alla sua unica carta. Grazie, bene. Tutti raga! La mattina ti svegli, senti tutti i rumori, senti tutti i profumi, vedi tutte le luci, e gli occhi non scendono più niente, e bene la gente, non ti manca niente, non mi manchi più. In questi casi è superfluo aggiungere qualsiasi parola. La musica, gli occhi lucidi, il pubblico hanno parlato chiaramente. E sì, il titolo del video è reale, non è clickbait, anche se voi non lo vedrete. Almeno non stavolta.
Sapete quando iniziate a parlare con un amico e lo fate con così tanta naturalezza e purezza che quasi vi sembra davvero un peccato tagliare quel filarmonico? È successo questo. Ho parlato con i ragazzi alla fine del live, ma a volte certe cose bisogna conservarle nella memoria e nella purezza di abbracci e momenti da conservare dentro di sé. È valso per tutti i presenti e solo per questa volta consentitemi di farlo valere anche per me. L'evento è stato organizzato per Michele Merlo e, come ha detto Ricky, lui sarebbe stato davvero felice di vedere tutto ciò che questa giornata, queste persone, queste canzoni hanno creato. Grazie ragazzi.